Amiche e amici della Girweb TV, incontriamo oggi il maestro Severino Maestrello, discepolo interno di terza generazione del maestro Toyu e suo rappresentante d'Italia in Europa per la diffusione del Tai Chi Chuan, Pakua e Taoyin Chi Kung del vecchio stile Fu, come tramandato dal fondatore, il gran maestro Fu Chensong, e praticato fedelmente dai suoi successori diretti. Avere l'occasione di incontrare un insegnante così esperto e ghiotta, e noi non la perdiamo e ne approfittiamo per chiedergli di aiutarci a comprendere meglio cosa c'è dietro la pratica di queste arti marziali. Da qualche anno si registra un rinnovato interesse nei confronti delle discipline di origine orientali, ma non sempre c'è sufficiente chiarezza in merito, passando da eccessi violenti che ricordano i vecchi film anni 70 a derive New Age scollegate dalla realtà quotidiana. Alla luce dei suoi oltre 40 anni di pratica, potrebbe spiegarci quali sono oggi gli obiettivi e i benefici nel praticare queste discipline? Bentrovati e grazie dell'attenzione. Allora, le nostre discipline, nel nostro specifico le discipline interne, appunto il Tai Chi, Pakua Chi, comunque sono discipline dalle molte dimensioni. Cosa significa questo? Che chiaramente nella sua pratica andiamo a toccare vari aspetti. L'aspetto fondamentale, che soprattutto al giorno d'oggi vedo che è soprattutto il più sentito, è chiaramente quello che ricerchiamo, è quello che del lavoro, cioè della pratica di lunga vita, cioè di lavorare sul benessere. Chiaramente quando si parla sul benessere si parla sulla qualità della vita, non intero solo come lunghezza ma anche come qualità della vita, e lavorare chiaramente sia sul piano fisico che sul piano emozionale e sul piano spirituale. E indipendentemente da quello che uno sta ricercando, e quando parliamo soprattutto, è molto importante, si diceva prima, di queste dai film degli anni 70, cioè dell'aspetto violento o l'aspetto più New Age, chiaramente è completamente diverso, perché quando noi lavoriamo in maniera tradizionale va a lavorare su queste dimensioni. Perciò indipendentemente se uno ricerca l'aspetto marziale piuttosto di pratica a lunga vita, se la disciplina viene praticata in maniera tradizionale, porta allo sviluppo di tutte queste dimensioni, indipendentemente di quello che è la ricerca personale. Una delle particolarità di queste discipline, che è un po' accennato già nella risposta che ha dato alla domanda precedente, è quella di consentire la pratica tanto a persone anziane che a bambini in età scolare. Può illustrarci in maniera più dettagliata gli aspetti specifici dei risultati della pratica di queste discipline riferiti a queste fasce di popolazione? Certo, innanzitutto, ed è abbastanza logico, a seconda delle classi, a seconda dell'età, si adotteranno determinate didattiche specifiche. Chiaramente con i ragazzi, i bambini e appunto i ragazzi con età, diciamo, scolare, l'attività sarà più un'attività ludico-motoria, dove andremo a sviluppare determinate abilità che si possono lavorare solo in quel periodo della vita,
perciò con degli esercizi mirati, con il lavoro sulla coordinazione, sulla mobilità, sui tempi di risposta, sull'equilibrio, eccetera, 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 ma in maniera chiaramente, e rispettando anche la fisiologia dei ragazzi, perché chiaramente un bambino che ha 6 anni ha una fisiologia completamente diversa di un ragazzo che ha 15-16 anni. Perciò rispettando la fisiologia, lavorando in maniera ludica e soprattutto lavorando sull'aspetto educativo della persona, non tanto sul confronto tra due persone, ma sul vivere assieme, armonizzarsi con l'altro, non scontrarsi con l'altro, più un incontro con l'altro più che uno scontro. E chiaramente le nostre discipline sotto questo aspetto si adattano moltissimo a questo tipo di lavoro. E chiaramente anche il lavoro sarà più dinamico, sarà più incentrato su queste abilità e in maniera proprio che possiamo sviluppare bene a questa età. Naturalmente su un anziano o sulla grande età ci saranno gli esercizi specifici proprio per rallentare il processo biologico, cioè il processo di invecchiamento, e per stimolare vitalità ed energia. E chiaramente ci sono delle pratiche specifiche per lavorare su questo aspetto. Nella nostra scuola noi lavoriamo appunto, come dico sempre, dai 6 ai 90 anni e stiamo vedendo dei grossi risultati sia su cosiddetti bambini oggi iperattivi o i bambini difficili, come sulle persone di grande età, che non terza età non mi piace, anzi proprio diciamo sugli adulti, con degli risultati straordinari sia a livello sociale ma soprattutto a livello fisico, a livello motorio, proprio perché va a rinforzare una certa sicurezza, va a lavorare sull'equilibrio, ma soprattutto sulla vitalità e sulla gioia di vivere. E stiamo vedendo questo e infatti io dico sempre a tutti i miei allievi che il gruppo che mi diverte di più è quello la mattina, dove ho un gruppo numeroso di una certa età e hanno uno spirito che mi stimola continuamente. C'è bisogno di tante, diventa proprio un movimento naturale, o sul polso o pienamente. Perciò lui mi deve seguire, non deve andare, non mi deve liberare, deve mantenere il contatto. Ecco, parlando del rapporto, come lei ha accennato in questa ultima risposta, diretto tra insegnante ed allievi, la domanda successiva è spontanea e naturale. Lei è da anni impegnato in un'intensa attività divulgativa di insegnamento in Italia e all'estero. È ancora oggi utile il rapporto diretto e personale tra insegnanti e allievi? E come è cambiato questo rapporto con l'utilizzo delle nuove risorse tecnologiche offerte da Internet? Naturalmente, è ovvio, il rapporto personale è fondamentale importanza per la trasmissione, come si diceva tradizionalmente, da cuore a cuore. Perciò questo contatto è fondamentale. Però nello stesso tempo non dobbiamo essere ottusi, perché stiamo vivendo nel 2000, il supporto tecnologico può esserci di aiuto, non sostitutivo, attenzione, non può essere sostitutivo, ma di sicuro di grande aiuto, proprio perché, come si diceva, abbiamo scuole in Italia, all'estero, eccetera. Le distanze sono importanti, i costi di trasferimento, eccetera, al giorno d'oggi sono importanti. E non solo i costi di trasferimento, ma anche il tempo, perché io dico sempre oggi chi ha tempo è ricco. Perciò, dopo l'incontro, diciamo, frontale, il lavoro frontale, il lavoro assieme, è di grande aiuto proprio questo supporto tecnologico, proprio per ricordare quello che si è fatto durante la nostra pratica. E allo stesso tempo può diventare memoria delle nostre discipline, perché io vedo anno che passa si perde sempre di più aspetti importanti della nostra pratica. Perciò il primo obiettivo è proprio quello di mantenere, diciamo, avere un archivio storico delle nostre pratiche. E il secondo, non meno importante, cioè non è che sto dicendo prima questo o l'altro, tutti e due sono in uguale importanza, cioè questi sono stati i miei obiettivi principali per questa,
per la realizzazione di questa piattaforma, che è stata anche molto impegnativo il lavoro, e l'altro quello proprio di supporto di tutti i miei studenti in maniera di divulgare e lavorare in maniera sempre più omogenea sempre, e naturalmente sempre con più qualità. Ecco, avere a disposizione tanti strumenti è un vantaggio, ma è anche una responsabilità per l'allievo, perché questo significa che non ha più scuse per non poter lavorare, quindi i tre strumenti fondamentali rimangono pratica, pratica e pratica. Di sicuro. E come tutte le cose, no? Ci sono sempre i pro e i contro di tutte le situazioni. Come la piattaforma può avere molti contro, di pro c'è che, come dicevo, si mantiene anche una qualità omogenea a tutte le latitudini. Secondo, veloce e importante. Questo lavoro qua, oppure mi prendono per il collo. Okay. Come abbiamo detto all'inizio di questa chiacchierata, ci sarebbe tantissimo da dire, specialmente quando si parla di discipline che hanno storie millenarie alle spalle. Non tutto possiamo raccontarlo adesso, ma chi volesse avere maggiori informazioni su queste discipline e sulla vostra scuola, come può contattarvi, dove può rintracciarvi? Come si diceva, ne abbiamo appena parlato, no? La tecnologia ha di pro e contro, questo è uno di pro, nel senso che in maniera molto semplice tutte le informazioni relative alla nostra attività, alla nostra scuola, la nostra storia, chi siamo, tutti gli insegnanti qualificati a portare avanti la nostra scuola, lo trova su wudang.it, che è anche molto semplice. Wudang è proprio come le montagne del Wudang, per testimoniare, a rafforzare il nostro lavoro sulle discipline interne.